sicuramente non ci si improvvisa, non arrivi a ti svegli una mattina e dici faccio la escort. E trovandomi senza lavoro dopo una serie di esperienze fallimentari, a volte sono stata assunta, a volte no, quando 3 mesi, quando 6 mesi, poi ti mandano via, c'è sempre una scusa. Purtroppo mi sono trovata a un certo punto a dire o continuo con l'onestà, quindi seguendo i miei valori, i valori della mia famiglia, i valori con cui sono cresciuta e nei quali comunque ancora credo, oppure scendo un pochino in basso, tra virgolette mi sporco, mi invento un'altra identità. Quindi a un certo punto ho fatto una ricerca su internet e ho provato a mettere anch'io lo stesso annuncio. Ho fatto un paio di foto casalinghe, un messaggio un po' così, un po' ammiccante, l'ho pubblicato gratuitamente. E ho ricevuto contatti nell'ora immediatamente successiva alla pubblicazione e 2 o 3 giorni dopo ho iniziato a incontrarli. Ero molto nervosa nell'incontrare queste persone, era in un parcheggio, erano un rapporto orale a 50 euro. Quello è il giorno in cui sono morta. La disperazione, la determinazione però di portare comunque a casa dei soldi mi ha aiutato ad andare avanti. Ho finto che questa persona potesse piacermi, potesse essere magari un ragazzo che amavo, e dopo mi sono sentita chiaramente molto, molto scossa. Perché sentivo di aver fatto comunque una cosa contraria alla mia morale. Allo stesso tempo vedevo i soldi in mano e quello è stato un po' mi ha fatto sentire, fra virgolette, potente.